Improvvisamente, senza nessun preavviso, mi ritrovo faccia a faccia con la necessità di dar vita alla più sfrenata ed incontrollabile creatività interiore. Una spinta ineludibile alla quale non mi posso negare. La sensazione ricorrente è che non si tratti di qualcosa che scaturisce da me, ma che tutto sia già esistente da qualche parte e che io sono solo chiamato a portare alla luce. Come un archeologo che attraverso la sua intuitività svela i segreti di cose nascoste e già presenti. Una sorta di intermediario, di antenna che non fa altro che ricevere istruzioni remote. La musica mi si applica in questo modo. Al di là del pur indispensabile sistema visivo per renderla quanto più fruibile e riproducibile possibile. Sistema visivo che io definirei come semplice mezzo per avvicinarsi alla base e che il modo più o meno corretto di procedere alla sua stesura rappresenti solo l'oggetto principale di discussione pseudoculto della sterminata pletora di accademici teorici, i quali pretendono di dargli una valenza artistica assoluta. Solo l'orecchio mi guida. Non calcolo, ma invento. La teoria non anticipa nulla, ma constata, descrive, paragona ed ordina solo i fenomeni. Sento che mi guidano la sensibilità al suono, l'impulso creativo, la fantasia e non la matematica, la combinazione pura e l'estetica. La bellezza, per essere qualcosa di reale, dovrebbe essere qualcosa che non si lascia esporre come un problema d'aritmetica. I suoni creano una trascendenza tale che ogni mezzo teso alla visualizzazione dello spunto creativo stesso risulta essere miseramente approssimativo e grossolano. Credo che ci si avvicini di più all'infinito con un'armonia sospesa, piuttosto che esibendo continuamente passaporto e certificato di cittadinanza per dimostrare da dove si viene e dove si va. Voler sapere dove comincia e dove finisce l'infinito è di per sé limitante. L'arte deve avere qualcosa in comune con il mistero, con il vuoto, essendo consapevoli che ciò che conta è la ricerca, non l'aver trovato. Avendo superato abbondantemente i due terzi di una vita media, sento di poter dire che è proprio questo il modo in cui ho vissuto la mia creatività. L'eterna ricerca mi ha tenuto in vita, facendomi capire che ciò che ci circonda è solo la fotografia di un'onda probabilistica e non l'assoluto ed il predeterminato.